tornato il re! È tornato il re di Milano! Calma, 1-0 col Porto! Calma! Ci vediamo a Porto! Mo faccio il biglietto! Ostica, dura! Dura! Solo l'Inter l'ha presa dura! Solo l'Inter l'ha presa dura! È tornato il re! È tornato il The King! È tornato il re di Milano! È tornato il re di Milano! Lukaku! 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 Adesso devi venire qui sotto, gufo! Adesso devi venire sotto e devi anche commentare! E devi dire una bellissima Inter tosta! Tosta! A me non mi ha impressionato, anzi, la vedo quasi ad un passo dalla fossa. 1-0 stremizzito contro una squadrazza, poi, e sono riusciti a vincere giusto perché sono rimasti in 10 quelli del Porto, perché Ottavio ha fatto una cazzata. Romero Lukaku aeo, Romero Lukaku aeo, criticatelo ancora Romanone, criticatelo ancora Lukaku, criticatelo ancora Lukaku. Romero Lukaku aeo, Romero Lukaku aeo. Vi dirò, per me Queen Sesau stasera non se la vede così brutta, nel senso sperava di portarla al Dodragao sullo 0-0, sarebbe stato il top per lui. Ma anche così, secondo me stasera, a fine partita, chi sorride di più, al di là dell'esteriorità, io dico internamente, non è Inzaghi, è Queen Sesau. Il re dell'attacco nerazzurro è tornato. Ripeto, dell'attacco nerazzurro, perché per il resto non sarà mai il re di questa squadra, ma Romelu Lukaku, c'è poco da fare i polemici, è tornato. Ha dimostrato che in determinate partite c'è bisogno di giocatori con uno status, ok? Magari meno tecnici, che fanno meno raccordo, che giocano meno con la squadra, però hanno pedigree internazionale. Punto e basta. Quando andrete a Porto vediamo cosa succederà, perché a partita di oggi veramente non avete fatto niente. Partita vinta a culo, a parte avete vinta a culo e niente, voi che andate là perché erate mazzate a destra, schiaffi a destra, che non capirete più niente allo stadio Dragao, mo che vi prendo. La partita del ritorno di Romero Lukaku che fa un gol straordinario, Inter-Porto, la partita di chi c'è sempre, Acancialanoglu, è la partita di un redivivo Barella, è la partita di un Broso che entra pronto, molto pronto, è la partita di un rigore negato, nonostante qualcuno dica che ci sia un fantomatico o fantoziano fuori gioco. L'unica cosa, ragazzi, che non mi è piaciuta, e come a voi penso, è che ormai sembra uno spogliatoio di prima categoria, si mandano tutti a quel paese, anche in modo visione. Stasera c'è stata addirittura un'inaspettata, chiamiamola lite, tra Dzeko e Onana. Mai avrei pensato una cosa del genere. Gli ha detto stai zitto, fenomeno, torna in porta, una cosa del genere. Poi Dzeko esce, manda a cara Inzaghi. Dove sono tutti quelli che dicono il calcio italiano è scarso, il calcio italiano è indietro anni luce rispetto alla Premier League? Dove siete? Dove siete? Inter fa una partita perfetta, stupenda, bellissima, ti fa capire già che il ritorno è cosa fatta. E loro hanno strappato il ticket per i quarti di finale, ormai sono già passati, nessuno li può fermare. E vi dirò anche che sicuramente con questo gioco l'Inter vincerà la Champions League. Cioè proprio se avete un euro da giocare, giocatelo, perché l'Inter ha proprio un gioco fantastico, un allenatore perfetto e dei giocatori altrettanto sontuosi. Ma non vi preoccupate, c'è ritorno. Noi confidiamo nel Porto, anche se mancherà Ottavio ed è un giocatore, uno dei pochi rimasti al Porto importanti, che mi è data cura anche quella, che non è il Porto che ha battuto noi, attenzione, che sarà quel Porto un culo così vi faceva.